Grazie Mario, un saluto a tutti gli amici che sono presenti in sala, gli ascoltatori di Radio Radicale. Dall'ascolto dei lavori della mattina emerge chiaramente come il problema, quello irrisolto, quello che rimane sullo sfondo, è il problema della legalità, il problema dello Stato di diritto e il tema del finanziamento pubblico ben può rappresentare questo tipo di problema, perché nel corso del tempo, poi farò una piccola ricostruzione, abbiamo visto come hanno cambiato nome, come hanno impedito al Comitato Promotore di poter esercitare i propri poteri. Ma diciamo che io parto da una considerazione, poiché il problema è di rispetto dello Stato di diritto, il costo della politica per me non è rappresentato dal finanziamento pubblico partito, ma dall'enorme debito pubblico che è stato prodotto da uno Stato consociativo e che ha fatto sì che i cittadini non si rendessero conto di quello a cui stava andando incontro. E infatti non è un caso che si cerchi di limitare il dibattito solo ora sotto diciamo l'incalzare dei colpi elettorali di alcuni movimenti tipo Grillo, che ha eroso del consenso, ma si elude il tema dell'articolo 49, che poi è fondante il funzionamento dei partiti, compreso il rimborso elettorale. Partiti che, ho detto, hanno creato un debito pubblico perché hanno occupato tutto. Parliamo di banche, l'unica banca pubblica, Cassa Depositi e Prestiti, poi rientreremo nel fatto della TV, hanno occupato la RAI, la LENI, quello che rimane nell'IRI. Il rapporto tra banche e fondazioni e il controllo delle fondazioni da parte della politica, che poi impedisce uno sviluppo economico importante. Ieri, nelle considerazioni del governatore generale della Banca d'Italia, gli imprenditori effettivamente sono stati ripresi perché non hanno avuto il coraggio di investire. Ma noi abbiamo un sistema di microimprese sottocapitalizzate che dipendono dalle banche, e quando il finanziamento lo prendi solo se sei amico dell'assessore che ha messo in fondazione una persona che poi nomina il management bancario e dà dei denari non in base ai criteri, diciamo, della effettiva produttività dell'impresa, ma di amicizia politica, non ci siamo. E in fondo è questo il motivo per cui la spesa pubblica si attualmente in continuazione senza soluzione. Eppure l'Italia raggiungerà diversamente. Noi ricordiamo Einaudi che a tavola invitava i propri ospiti e chiedeva il permesso di dividere la metà perché si doveva risparmiare, l'Italia è uscita dalla guerra. Un De Gasperi che andava a prendere i soldi del piano Marshall andando negli Stati Uniti e chiedendo un prestito a un Baldò perché non lo aveva, tutti andavano in autobus in Parlamento. C'è un problema effettivo, signori, nessun pasto è gratis, tutto ha un costo, questo noi non ce lo dobbiamo dimenticare, altrimenti veramente fomenteremo l'antipolitica. E infatti noi ricordiamo Mattei, che usava i partiti come taxi, li finanziava tutti in modo cattolico, cioè universale, e che cosa è successo? Che ci furono mezzi scandali, scoppiò uno del 65, uno famoso nel 70 dei petroli. Alla fine, in Germania, che sono un popolo diversamente abituato al rapporto tra pubblico e privato, e piccoli presi l'idea della legge sul finanziamento pubblico. L'assioma era questo: poiché i privati corrompono, eliminiamo qualsiasi forma di finanziamento pubblico e privato, e tramite il monopolio pubblico noi riusciremo ad evitare i problemi. Non è vero, perché mancava sempre l'attuazione dell'articolo 49, non c'era stato nessun controllo sui bilanci, successivamente il caso Lopi, il caso Sindona, cioè non servì a nulla. E arrivò il primo referendum nel 78, i radicali dopo 4 anni già proposero il referendum perché avevano capito che era una fonte di corruttela. Si espressero con il sì, 97% dei votanti, però il quorum non fu raggiunto. Sotto tempo, in Italia è innegabile che poi le crisi di sistema corrispondono anche con le crisi economiche. E mi riferisco, per esempio, stavo vedendo ieri La Storia Siamo Noi, a proposito del conduttore che è assunto alle cronache dei quotidiani oggi. La tangente Enimont fu la madre di tutte le tangenti, lì scoppiò un casino, venne fuori Mani Pulite e ci fu contemporaneamente la presunta seconda repubblica. E oltre al referendum elettorale ci fu tutto il finanziamento dei partiti, ma l'anno dopo già dissero: beh, finanziamento pubblico no, però in borsa elettorale. Nel 97 provarono quello che stanno provando a fare adesso, 4 per 1000 andò buca, neanche diedero mai i risultati, ma anzi diedero belli anticipi. Nel 99 praticamente reintrodussero di fatto il finanziamento pubblico così come l'abbiamo conosciuto fino al 2012, che è stato parzialmente corretto. Dal 2006 addirittura sono dati soldi per più di una legislatura, nel senso che se la legislatura si interrompeva continuavano a prendere soldi. È il caso Lusi, il fatto che si vantava del fatto che avevano dei bilanci in attivo, perché prendevano soldi anche se, tra virgolette, non avevano diritto, avevano la legge dalla loro parte, ma non avevano il diritto. E poi troviamo la Lega che va a investire in Tanzania.
È chiaro che allora tutto questo, tra parentesi, stavo parlando di comitato promotore, noi ci opponemmo alla reintroduzione surrettizia del finanziamento pubblico dei partiti come comitato promotore, ma la Corte ci negò l'interesse. Il comitato promotore è impotente perché non ha poteri di contestare quanto è stato fatto dal Parlamento. La legge prevede che nei 5 anni successivi l'esito referendario, se positivo, non può essere modificato. Lo fecero, cambiandogli il nome. E stavo dicendo, quindi, il partito unico della spesa pubblica per 40 anni ha creato un'oligarchia condivisa, una burocrazia onnicomprensiva, infatti di fatto un consociativismo. E noi abbiamo anche una caratteristica, proprio parlando di diritto, noi distinguiamo un gruppo parlamentare che può essere depositario eventualmente di finanziamenti per i rimborsi elettorali effettivamente sostenuti dal partito, una soluzione privata, e in quanto tale avrebbe bisogno nel corso della sua vita associativa di trovare dei militanti, dei contribuenti, dei finanziatori che condividono il progetto e quindi gli danno la linfa vitale. Questa deve essere la funzione dei partiti, attrarre persone che condividano il medesimo obiettivo associandosi per poi realizzarlo in un momento istituzionale che però appartiene al gruppo, ed è una cosa diversa. E i finanziamenti pubblici sono ingiusti. Voi per esempio pensate al fatto che ne ha diritto solo chi ha già una presenza parlamentare. Così come ci sono parecchi problemi, cioè il voto si esprime una volta ogni 5 anni, tu invece dovresti sostenere quel partito durante tutto l'anno. Noi da sempre abbiamo parlato dei servizi alla politica, perché il finanziamento diretto è qualcosa che appunto mette il partito nelle mani di un bene senza costi che tende a produrre degli interessi oggettivamente coincidenti. Quindi i ladri di Pisa di giorno fanno finta di litigare, la notte poi si ritrovano a fare insieme dei servizi non proprio ordinari. Quindi noi vorremmo che ci fossero degli stimoli per poter incentivare una partecipazione diretta, e non siamo contrari a dire al rimborso elettorale. Per esempio, nella scorsa legislatura c'era stata una convenzione in prima commissione da parte di Maurizio Turco che prevedeva un rimborso di 1 euro per ogni voto preso dal partito, però solo per le spese giustificate. Io ho speso X e prendo X nell'ambito delle cose prese. Se ho speso di più, come accade sempre ai radicali, noi spendiamo sempre più di quello che ci danno di rimborso. È un rischio di impresa politica. Emma l'ha già accennato, nella nuova proposta si parla di accesso ai mezzi televisivi, anche qui però deve avere il gruppo. E poi i mezzi televisivi, ma sono le tribune politiche che non vanno in onda da 5 anni, e con Marco Beltrandi che in bicamerale si è battuto e Mario Staterini è stato coautore insieme a tutti gli altri compagni di una serie di denunce non solo politiche ma anche fondate su atti giuridici, perché poi lo Stato di diritto prevede il rispetto della legge, prevede un giudice Berlino. E quindi bisogna vedere quando si farebbero queste trasmissioni di notte e i talk show, e quanto vale in talk show una presenza. Andate a vedere quanto costa un minuto di pubblicità in uno dei talk show, vi farete un'idea. C'è la solita compagnia di giro che approfitta gratuitamente. Le sedi sì sono importanti, ma Emma lo ha detto chiaramente, se la democrazia si basa su una seria presentazione di una lista che ha, una lista elettorale o un referendum, una proposta di legge che abbia consenso, deve essere autenticato da una persona che ne abbia potere. Quindi dobbiamo riuscire ad avere delle persone che siano autorizzate e che non siano ostacolate a rendere effettivo questo diritto. Noi incidiamo su tutto quello che è stata la riforma del 2012, che almeno ha previsto ipoteticamente la revisione di uno statuto per poter avere accesso a questi rimborsi. Avete visto poi come è stato utilizzato anche il nuovo GOF, che di fatto è stata vista come una norma antigrillo quando all'inizio di questa legislatura è stato ripresentato l'ipotesi che per poter avere accesso c'era bisogno di le elezioni, addirittura questa volta avevano posto la condizione dello statuto. Tutte e tre le forme di finanziamento verranno abrogate, sia il finanziamento pubblico, sia il rimborso elettorale, che attualmente è appunto monumentale, sia quel meccanismo strano per cui c'è un cofinanziamento rispetto ai finanziamenti privati, cioè se io ottengo una parte di finanziamento, quel finanziamento per il 30% rimane privato e c'è un altro 70% che viene aggiunto dallo Stato. Insomma, forme veramente anche bizantine. E l'unica cosa che mantiene il referendum è la detrazione a vantaggio dei finanziamenti privati. E stavo dicendo che ci sono una serie di numeri, di partiti, insomma, quando sono costati, ho detto, il vero problema della politica sono 2 milioni di miliardi.
Però, solo per fare un esempio, da quando hanno falsificato la norma, cioè dal referendum in poi, 15 miliardi, 2 miliardi in 15 anni, abbiamo avuto nel 2010 290 miliardi di rimborsi, cioè 5 euro per capita, 190 nel 2011, cioè 3 euro, adesso che hanno ridotto qualcosa, nel 2012 159 milioni, che ricordo che dal 2008 c'è la doppia possibilità di percepire rimborsi. Sulla nuova riforma, certo, non è una riforma radicale, questo è un governo che ha bisogno di unire forze diverse e queste forze in passato hanno dimostrato che hanno avuto l'impegno di unirsi, ma insomma il 2 per 1000 è credibile, non credo, il fenomeno dell'inottato, cioè come faranno? Lo distribuiranno, cioè lo faranno ritornare alla fiscalità generale come accade con il 5 per 1000 o faranno come il contributo alla Chiesa Cattolica con l'inottato che viene ridistribuito così tra tutti? E questo sarebbe ingiusto perché io vorrei poter contribuire per il mio partito, chi si disinteressa, non ha interesse e non vuole darli a nessuno. E non è previsto un massimo nei contributi, o meglio si sta prevedendo, però non si capisce bene tra privati e pubblici come possa essere previsto, e in più la concessione gratuita dei servizi TV. Questo è un punto fondamentale, perché se non si chiarisce esattamente qual è il rapporto che intercorre tra democrazia e televisione, noi non riusciremo ad avere una vera parità di competizione. Noi vorremmo zero finanziamento pubblico, donazioni private con forte sgravio, magari anche pure del 50%, da parte delle persone fisiche però, non da parte delle imprese, con dei tetti massimi, e possibilità di dare dei finanziamenti anche ai partiti che non si presentano alle elezioni, perché non è solo il momento elettorale quello che connota l'azione del partito, ma come abbiamo detto il partito lavora per 5 anni per formare classe dirigente, per fare azioni politiche. Poi il momento elettorale è riservato al gruppo, noi distribuiamo sempre in uno Stato, in una democrazia, in una Repubblica liberale, qual è la funzione del partito e quello del gruppo. I servizi sempre, i servizi vanno dati, perché come ho detto la democrazia costa, tutto ha un costo, però preferisco darti i servizi, perché lì, come si dice a Roma, non ci fai la cresta. E rimborsi devono essere dati, come detto, devono essere dati con un punto minimo, perché tutti abbiano la stessa possibilità di competere, con un massimo di spese uguale per tutti i partiti, altrimenti il partito del ricco sarà sempre avvantaggiato, il partito del povero non potrà fare nessuna cosa, ma soprattutto, ripeto, l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. E quella è la chiave di volta per riuscire a risolvere il problema annoso e verminoso che ha legato i partiti ai reati. Grazie.